Secondo molti, questa finestra di mercato invernale doveva essere l'ennesima finestra in cui non succedeva nulla per quanto riguarda il mercato della Juventus, ed invece qui su FCM News Sport vi ho detto occhio, perché in questa finestra di mercato succederà più di quanto successo in quella estiva. E così è stato, perché la Juventus si è mossa e non poco per quanto riguarda i colpi ad effetto, per quanto riguarda i giovani, e quindi abbiamo visto Jazic, Pedro Felipe, giocatori molto interessanti, così come Francisco Barido, ma alla fine è arrivato un colpo anche per l'immediato, e questo colpo è ovviamente Carlos Alcaraz, giocatore molto interessante. Sono arrivate le cifre, i dettagli di questa operazione. Stiamo parlando di un'operazione totalmente completata da parte della Juventus, scopriamo tutto il dettaglio e cerchiamo di capire come si sviluppa poi questa operazione, perché ci sono delle novità molto interessanti su questo acquisto per quanto riguarda le visite mediche, per quanto riguarda le cifre, il possibile accordo finale, ma soprattutto il riscatto di questo ragazzo. Scopriamo tutto nel dettaglio, come sempre vi ricordo, e qui su FCM News Sport sarete costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera totalmente gratuita, trovando anche delle notizie diverse rispetto a quelle che trovate altrove, perché se guardate, se avete visto negli ultimi 15 giorni, ovunque trovate scritto la Juventus ha chiuso il mercato, non compra nessuno perché il mercato va bene così. Ve lo hanno detto tutti, nessuno escluso. Qui, su FCM News Sport, abbiamo riportato da un mese che la Juventus avrebbe comprato un centrocampista. Avrebbe trovato un accordo per un centrocampista, ma quando? Negli ultimi giorni di mercato. Gli ultimi 10 giorni, quando abbiamo pubblicato contenuti, i commenti erano tutti gli stessi. Ma tanto non arriva nessuno, perché Tizio ha detto così, perché Kai ha detto così, perché tutti i giornalisti più importanti vi hanno riportato questo. Noi eravamo gli unici a dirvi occhio, perché la Juventus da qui a fine mercato farà un colpo a centrocampo. Ed è arrivato, perché vi abbiamo detto più volte che le analisi calciomercato sono delle analisi, non sono notizia presa e portata così. Sono dei ragionamenti che ci sono dietro alla notizia. E il ragionamento era chiaramente che la Juventus era corta a centrocampo. È una Juventus che lotta per lo scudetto, ma che ha delle carenze, perché Fagioli e Pogba sono due assenze fondamentali. E perché anche se giochi in una competizione, gli infortuni possono arrivare. Vedesi ogni tanto Locatelli, vedesi Rabiot e McKennie. Il colpo in questione è quello di Alcaraz, giocatore di cui stamattina vi abbiamo parlato in un certo aspetto, ma ora ci sono le novità interessanti. Intanto partiamo dalle cifre, e questa è la cosa secondo me più preoccupante di tutto, che ci fa capire, secondo me, magari uno sbaglio, che Alcaraz è un giocatore su cui si ragiona ma non si è sicuri di riscattare. Perché? Perché stiamo parlando di alcune situazioni particolari. La prima, prestito oneroso da 3,2 milioni di sterline, riscatto fissato a 42 milioni di sterline. Operazione totale in euro, operazione totale da 52 milioni di euro. 52 milioni di euro, un'operazione pesante, è un'operazione molto pesante. Attenzione, altro aspetto particolarmente interessante da un punto di vista contrattualistico è: se la Juventus lo fa giocare poco, il prezzo del prestito oneroso aumenta. Se la Juventus lo fa giocare molto, il prestito oneroso diminuisce. E quindi un incentivo da parte del club cedente, quindi in questo caso il Southampton, di spingere verso al farlo giocare. Dovete farlo giocare, ve lo diamo non perché vi serve un tappabuchi, perché se lo usate come tappabuchi ce lo pagate di più il prestito di 6 mesi, ricordiamolo. Se invece lo fate giocare tanto, diminuiamo quello che è il prezzo di vendita. Per quanto riguarda il prestito, ripeto, il problema è il riscatto. Stiamo parlando di un giocatore che complessivamente ti arriva a costare 50 milioni di euro. Milioni più, milioni meno, 50 milioni di euro. Sono soldi con cui potresti andare a comprare Koopmans, che è un giocatore già bello che completo. Che giocatore è? Ve l'abbiamo già raccontato, giocatore assolutamente duttile. Tende spesso a giocare a centrocampo come mezzala, può fare sia la mezzala sinistra che la mezzala destra, pur essendo un destro, però tende spesso a giocare a sinistra, quindi con il piede invertito. È un giocatore molto bravo senza palla, che quindi grazie ai suoi tempi di inserimento riesce molto spesso a creare delle dinamiche di gioco molto interessanti offensivamente parlando. Non è un grandissimo recuperatore di palloni, ve lo diciamo, cioè non è Arturo Vidal. È un giocatore che però per tempi di inserimento e per conclusione da fuori è un giocatore che può essere molto utile a questa Juventus. Partecipa molto alla manovra offensiva, e questo è un aspetto interessante. Vi abbiamo detto fin dall'inizio del mercato, la Juventus non andrà a comprare il
l'Hojbjerg della situazione o il Calvin Phillips, andrà a comprare un centrocampista offensivo. Per questo eravamo convinti che fosse interessante la situazione Samardžić, che era un giocatore offensivo, che era un giocatore che prendevi a cifre contenute e con cui la Juventus poteva lavorare. Il problema qual è? Che mentre il Napoli offriva 20 milioni cash immediati, la Juventus proponeva aprire il prestito e l'Udinese al prestito a gennaio non ci stava e quindi la trattativa la si è bloccata. Io continuo a essere convinto che Samardžić però per giugno continua a essere un'opzione per questa Juventus. Ma al di là di Samardžić, torniamo a Alcaraz. Giocatore che non eccelle, ripeto, nella fase difensiva, quindi nel recuperare i palloni, è un difetto che ha, ve l'abbiamo detto in parte, cioè quello di fondamentalmente da un punto di vista caratteriale è un po' troppo fumantino, punto primo. Punto secondo, non è sempre all'interno della partita. Ci sono dei momenti della partita in cui comincia a passeggiare per il campo, dei momenti della partita in cui comincia ad essere un po' troppo sufficiente, comincia a toccare troppo il pallone, che sappiamo essere, nell'ottica di Max Allegri, un difetto. Cioè, se giocassi nella Fiorentina, probabilmente sarebbe un punto tuo a favore. Nella Juventus, dove è tutto immediato, perché il centrocampista deve recuperare il pallone ma subito lanciare verso quella che è la verticalizzazione dell'attaccante, ecco, può essere un difetto. Ha delle buone statistiche per quanto riguarda la precisione di passaggi. L'anno scorso l'aveva intorno all'82,9%, quindi un risultato importante, ma nei passaggi decisivi non è sempre, appunto, eccellente. Quindi, infatti, l'anno scorso ha fatto 4 gol, ha creato molte occasioni da gol, ma un solo assist. Questo vuol dire che il passaggio finale non è sempre eccellente, ma nella precisione del palleggio e nel passaggio, da un punto di vista dello sviluppo di gioco, è molto bravo. Deve crescere. Secondo me non è un giocatore da 52 milioni di euro, non lo è. Sono convinto che la Juventus ha trovato questa occasione perché, secondo me, si è detta: paghiamo il prestito, e quindi paghiamo questi 3 milioni, che già secondo me sono tanti per un prestito, ma si è lasciata l'opportunità di valutarlo e dire a giugno decidiamo. Secondo me però, continua a dire, la Juventus non lo riscatterà a queste cifre, perché riscattarlo sui 40 milioni, 40 e passa milioni di euro, a me sembra una cifra esorbitante per un calciatore che, attenzione, è guardato da tanti club, però è pur sempre un ragazzo di 21 anni, a 50 milioni, io per 50 milioni prendo Kuppo Miners, per intenderci, un giocatore molto più completo, che ha dimostrato molte cose in più. Però questo è un colpo alla Giuntoli. È un colpo alla Giuntoli perché vai a prendere un ragazzo che in questo momento non è sotto i riflettori. Cioè, in molti dicono a prima acchito, ma chi è? Un giocatore che a prima acchito un altro ti direbbe, ma gioca nella Serie B inglese. Lui invece ci vede le qualità, capisce che è il momento giusto per prenderlo, perché in questo momento non ha la situazione economicamente parlando interessante. Tra l'altro il Southampton chiede tanto e quindi magari molti sono frenati a questo, e invece la Juventus lo prende. Ripeto però ancora una volta che a queste cifre mi sembra quasi impossibile il riscatto della Juventus a giugno proprio per Alcaraz.